Siciliana Maceri, per un mondo migliore. Bentrovati, sta per cominciare un altro appuntamento con l'informazione raccontata a cura della redazione di Secret Press come ogni venerdì. L'appuntamento centrale della trasmissione sarà con il format medico-scientifico Il Cappello di Archimede con la professoressa Tornali e il professor Ignazio Vecchio. Ci saranno poi le rubriche del venerdì oltre all'attualità della redazione di Secret Press. Restate dunque con noi per una puntata da gustare dall'inizio alla fine. Fine dell'informazione raccontata. Se Lucy Gullotta è pronta in regia, possiamo andare in sigla.
Bentrovati al talk giornalistico di Sicrepress in onda sui social, sulla pagina di Sicrepress e dell'informazione raccontata, oltre che in TV su Prima TV, canali 87 e 666 del digitale terrestre. E allora, nel cappello di Archimede avremo quattro argomenti da affrontare ed è diciamo quello primario che tratteremo in larga parte, e cioè quello dedicato ai vaccini, ma parleremo anche di educazione alla salute, quella che manca oggi soprattutto in Italia. Parleremo anche del colera, parlando di malattie del passato, e poi parleremo anche, se ne avremo tempo, dei centri medici di prossimità che potrebbero essere allestiti nei paesi circostanti o comunque del circondario del Catanese, ma ne parleremo nei dettagli all'interno del cappello di Archimede. Non mancherà In punta di Vangelo con padre Giovanni Calcara, e poi ci sarà anche spazio per l'avvocato Giuseppe Lipera. Tutto questo all'interno dell'informazione raccontata. E adesso andiamo subito in sigla per il cappello di Archimede. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il cappello di Archimede, bentrovati alla professoressa Cristina Tornali, qui alla mia sinistra, lo ricordiamo, fisiatra e direttore del Centro di Accademia di Arti Sanitarie della Sicilia, nonché docente di scienze neuropsichiatriche all'Università di Catania. Buonasera. Buonasera, buona serata a tutti i nostri telespettatori. E bentrovato al professor Ignazio Vecchio, neurologo che non ha bisogno di particolari presentazioni, titolare della cattedra di bioetica e storia della medicina dell'Università di Catania, e avremo modo di parlare anche di malattie del passato all'interno del cappello di Archimede. Parleremo del colera, ma parleremo anche delle vaccinazioni, di come stanno procedendo, delle sacche di resistenza soprattutto dalle nostre parti, Catania nella fattispecie. Poi parleremo di educazione alla salute, un tema molto molto caro sia alla professoressa Tornali che al professore Vecchio, e poi parleremo anche di un'iniziativa, quella di creare, di lanciare quanto meno l'idea di creare, laddove possibile, nei paesi che non siano città grandi, i centri medici di prossimità con pochissima strumentazione, proprio per evitare di intasare i pronto soccorso. E allora, professor Ignazio Vecchio, è stata una settimana importante, abbiamo visto che è stata celebrata anche la festa della Repubblica, è stato nominato figliuolo tra le cose positive dell'ultimo periodo, perché ha raggiunto il suo obiettivo di vaccinare più di 500.000 persone in Italia quotidianamente, e però poi comunque bisogna andare a capire che se non ci si vaccina probabilmente avremo ancora a che fare a settembre con il ritorno di fiamma del virus, che ancora non è stato sconfitto del tutto. Perché in questa città ci sono sacche ancora di resistenza, secondo lei? Qual è il suo pensiero? Il professor Iacobello ha detto probabilmente perché noi stiamo ricoverando molta gente sopra gli 80 anni e sono proprio i figli i primi a non portarli a fare il vaccino. Cioè proprio sono i figli, e quindi c'è una comunicazione probabilmente poco efficace e c'è anche ignoranza. Qual è il suo pensiero? Guarda, il mio pensiero è, senza voler fare accuse a nessuno, perché non è neanche giusto, perché a volte alcune prese di posizione, alcune forme di assimilarsi a un'idea, di assimilarsi a una convinzione, può essere dettata da perfetta buona fede. Quello che noi dobbiamo lasciar capire a tutti è che l'impegno deve essere tale che non c'è una scelta, non ci dovrebbe essere una scelta opzionale per il vaccino, te lo puoi fare o non te lo puoi, o non te lo devi fare, o c'è il rischio che ti succeda qualche cosa. Quello che noi dobbiamo fare capire
che non essendo un farmaco il vaccino, ma è un baluardo difensivo, quasi un'assicurazione come l'assicurazione della macchina quando si circola, noi siamo come delle splendide macchine biologiche che in questa fase abbiamo bisogno di un'assicurazione, l'assicurazione contro la possibilità di avere il contagio, di contrarre la malattia nei casi meno fausti. Io ritengo che la compartecipazione, che deve essere una compartecipazione collegiale a far sì che ci sia una miglior cultura per una migliore risposta ai vaccini, deve essere integrata fra l'azione dei medici di famiglia che hanno i loro pazienti e naturalmente hanno tutti gli strumenti leciti per poter sondare la situazione nelle case, conoscendo perfettamente loro chi sono i soggetti un po' più fragili con le patologie croniche. Poi io insisto sempre su un concetto. Il concetto chiave è questo, senza alcuna polemica. Prima faccio la premessa, ci vuole da parte di tutti la consapevolezza che alcune malattie croniche, quasi sempre di anziani ma non solo, sono nosografizzate nei computer dell'INPS, negli schedari, usiamo questo tema, le commissioni che vedono le domande per l'invalidità civile, per l'accompagnamento. Ora, fermo restando che sono tutte persone degne di fiducia per il loro ruolo istituzionale, l'ho già detto altre volte, ma ci vuole molto a capire che anche queste istituzioni, avendo determinati elenchi propositivi da parte dei singoli o dei patronati per ottenere i punteggi, gli accompagnamenti, legge 104, quindi degli elenchi di soggetti potenzialmente fragili o già obiettivati come fragili, come malati cronici, con disabilità. Ripeto, ci vuole molto a far sì che da questi elenchi spunti una lista, la quale viene spulciata per dire con un addetto in un centro di prenotazione vaccini: signore, signora, scusi, lei si è vaccinato? Perché ancora non si è vaccinato? Un perché lecito. Quindi la sintesi è questa: noi abbiamo dei soggetti istituzionali che, pur meritando rispetto, qualche volta penso che vadano in una direzione che molte volte non è quella opportuna. La mia ovviamente non è un'accusa, lo dico in buona fede perché sicuramente queste persone l'hanno detta in buona fede. Cito il caso di un medico rispettabilissimo, era al femminile, un medico al femminile, il quale una volta in uno scambio dialettico sereno fra colleghi mi pone un quesito e mi dice: collega, ma io non capisco perché tu formuli diagnosi sempre di Parkinson, di demenze, di Alzheimer, di ictus, non lo capisco proprio. E io le risposi, ma senza ironia, nel rispetto del suo ruolo: collega, sai, io non posso formulare diagnosi di infezione della vulva o di fibroma uterino, non posso neanche formulare diagnosi di ipertrofia prostatica o di ragade all'ano. Essendo neurologo vedo parkinsoniani, alzheimeriani o presunti tali, gente con l'ictus. E lei mi dice: ma tu scrivi solo questi? Io vedo solo questi. Perché porto questo, che non è neanche un aneddoto? Perché questo, pur nel rispetto di questi ruoli, cioè, un amico mio avrebbe detto: io l'ho bacchettato,
Queste, le commissioni non sanno manco dove stanno di casa, molte volte non sono specialiste, ma l'ha detto quell'amico mio e io l'ho bacchettato, io gli ho detto ma guarda sicuramente saranno competenti e lui mi diceva e io l'ho bacchettato, ma loro vedono pratiche di neurologia senza che sono neurologi, vedono pratiche di oncologia senza essere oncologi, lo diceva lui, io continuavo a bacchettarlo, poi fra me e me ho detto vabbè lasciamo stare, può darsi che abbiano realmente delle grandi competenze, perché i maligni dicono sono state messe là dai loro raccomandatori politici, dicono, ma sicuramente non sarà vero, per carità, quelle le commissioni messe là per fatti clientelari di tipo politico, io personalmente lo dico in trasmissione, penso di no, penso di no, molti lo, io penso di no, penso che sono colleghi corretti, competenti, però porto questa che non è una divaricazione, non è una, diciamo, non è un volo pindarico, per dire questi colleghi rispettabilissimi, gli elenchi ce li hanno all'ASPE, l'ho detto tante volte, non spostiamo il baricentro dei fatti, direttore, lo dico con rispetto per tutti, sul fatto che il figlio, che diciamo il familiare che non sensibilizza il suo vecchietto, la sua vecchietta, il suo familiare con le patologie fragili, no, sono le istituzioni che diventano sicuramente in buona fede leggermente passive in senso buono nel richiamare dagli elenchi e dire scusi ma se tu mi chiedi, tanto per fare un esempio, mi fai una domanda di invalidità per alcune patologie croniche, me la vuoi spiegare, detto con un linguaggio poco aulico, perché non ti vuoi fare il vaccino? Ecco, non è che bisogna incolpare il familiare, non bisogna incolpare nessuno, però l'opera di sensibilizzazione, di educazione alla salute, la fanno i medici di famiglia. La fanno gli operatori istituzionali di tipo medico nelle commissioni, nell'ASPE, c'è tanta gente competente, ma si fa proprio fatica a prendere gli elenchi che loro hanno, che non sono elenchi infiniti, sono di persone che fanno la domanda perché hanno patologie croniche, per percepire un'indennità di qualcosa o per, diciamo, averla confermata e così via, quindi la sintesi è questa, il familiare dice no glielo faccio, non glielo faccio fare, e l'istituzione, soprattutto l'istituzione sanitaria, che deve chiamare nelle case, proprio chiamare attraverso operatori, signore, signora, ci scusi se la disturbiamo, ma lei ha un malato cronico in casa, lo sa che questo malato cronico se non si vaccina corre il rischio, se io, no io in quanto io, se io familiare di un soggetto malato cronico, schedato in senso buono all'ASPE, negli schedati delle commissioni invalidi civili, mi sento chiamare a casa e mi sento dire guardi che è non solo opportuno ma necessario che venga somministrato il vaccino, perché ha patologie croniche per le quali il virus può fregare il soggetto, quindi la sintesi è questa. Molto semplice. Sì, non diciamo che siano i familiari, il familiare quando non viene in senso buono rintuzzato, però in senso corretto, con affetto, con stima, con rispetto, dice la sua. Ma ci sono le istituzioni, soprattutto di tipo medico. Caro familiare, tu il vaccino correttamente è opportuno che glielo faccia fare. Vede, noi viviamo in un'Italia in cui si discute ovviamente di tutto, la discussione è molto bella, però quando si arriva al collo dell'imbuto, gli schedari ci sono, gli elenchi dei malati cronici ci sono, gli indirizzi ci sono, la possibilità di andarli a rintracciare c'è. Cioè io dico dov'è il problema? Io stesso dico nel fatto che c'è molta negligenza, e lo dico senza offesa, nell'attuare quelle operatività di salvaguardia, ripeto, nelle ASPE, da parte dei medici di famiglia, da parte di tutti, tutti, nessuno escluso. Degli addetti ai lavori. Tutti in buona fede, tutti in buona fede.
Ma la buona fede non è una giustificazione per non agire, è la sollecitazione, non è un banco di imputazione per mettere qualcuno sotto accusa. Qui siamo tutti sulla stessa barca, se remiamo ognuno con le competenze andiamo meglio e meglio per tutti. Esaustivo, professor Ignazio Vecchio, su questo argomento interviene anche la professoressa Tornadi, perché volevo aggiungere, troppa gente in TV, sui media in generale ha parlato a sproposito, senza rilevanza scientifica, dicendo io sto con questo vaccino, sto con quest'altro, ma perché questo? Hanno parlato tutti, ma davvero tutti, e oltre alla confusione si è generata tanta ignoranza sull'argomento. Professoressa, direttore, noi possiamo fare 3.000 discorsi su questo argomento e li potremmo anche affrontare uno per uno. L'informazione non corretta, sono assolutamente d'accordo, non c'è stata informazione sulla salute e sono assolutamente d'accordo. Però c'è un fatto fondamentale, io parto da un esempio che ho vissuto personalmente e poi andiamo al cuore del problema. Paziente visitata, non capace di intendere e volere, persona anziana. Tutti i familiari vaccinati, dico lei naturalmente è vaccinata, che dico ai figli, no, lei non ha voluto. Ecco. È grande contraddizione. Non ha voluto, quindi rispettiamo la sua volontà per quello che riguarda il vaccino, ma non la rispettiamo più per quanto riguarda eventuali cose di eredità e quant'altro. Quindi cerchiamo di capirci. Lo Stato italiano ha chiuso dalle 10 di sera in poi a tutti i cittadini per evitare che si contagiassero, è stato un obbligo, discutibile, però l'ha fatto, è stato un obbligo. E quindi abbiamo vissuto queste restrizioni in maniera obbligata. Abbiamo visto che i soggetti fragili sono quelli che sono morti, sono quelli che sono andati in rianimazione, altro assioma. Spesso io vedo, ho visto per il passato, quando ancora non c'era il problema Covid, gli anziani e le influenze, tutti preoccupati. Adesso faccio subito fare il vaccino per l'influenza a mio padre e mia madre, così non prendono l'influenza. Sentite quante contraddizioni io vi sto mettendo avanti. Ma allora, è inutile che ci giriamo intorno. E la soluzione era semplicissima, vacciniamo tutte le persone anziane. Io avrei fatto sinceramente un vaccino obbligatorio, quantomeno per le persone a rischio. Cioè, noi abbiamo fatto obblighi per tutti, anche per le formiche che passavano, o per i cani che devono essere portati a passeggio, o per quante persone devono stare 2, 3, 4 al ristorante, e abbiamo perso di vista la cosa essenziale. Le persone fragili sono quelle che muoiono. Benissimo, si vaccinano, punto. Non c'è niente da discutere su questo aspetto. Poi gli altri possono anche, purtroppo c'è, o per fortuna, anche una libertà di decidere se fare o meno, ma è inutile che poi prima aspettiamo tanto questo vaccino, dopo tiriamo fuori tutte le notizie strampalate sul vaccino che non esistono. Quindi qui dobbiamo un pochino decidere che cosa fare, perché, ripeto, il problema è sempre quello. Se un giovane prende il Covid a 20 anni, ancora non abbiamo registrato morti a 20 anni di Covid, sì, farà parte dei positivi, farà parte di quelli che trasmettono il virus, quello che vogliamo, ma chi ci rimette le penne sono gli anziani. Allora, se noi è vero, allora o noi dobbiamo avere uno Stato che ci tutela, allora deve essere uniforme su tutto. Io ti impedisco di uscire la sera e allora ti obbligo anche di fare il vaccino alle persone anziane perché possono morire. Certo. O poi siamo tutti liberi e gestiamo la salute come vogliamo e non ci lamentiamo se poi le reanimazioni sono piene. Ecco, sì è vero, non c'è stata informazione sanitaria, quindi anche i figli, non dico i figli, tutti quanti, non hanno ancora capito nulla né di cos'era un virus né di cos'era un vaccino, nonostante qui in questa trasmissione è un anno che si parla delle stesse cose, abbiamo scritto opuscoli, forse ancora non è sufficiente, perché purtroppo nelle TV nazionali vige il talk show fatto da romanzieri. Perché quando io in TV, scusate, vedo romanzieri che parlano del virus, cioè non ci siamo più. Ecco. Vorrei dire questo. Sì. Io personalmente ritengo
dal momento in cui il vaccino non è un farmaco, ma è un presidio di assoluta prevenzione, non farlo agli anziani è per me equivalente all'omissione di soccorso, che è un delitto penale. Chiaro. Molto chiaro, la professoressa Tornali. Il passaggio non è così distante dall'informazione sanitaria all'educazione, alla salute, potremmo chiamarla anche EduSalus, ma al di là dell'acronimo. Professore Vecchio, possibile che l'educazione alla salute non sia mai messa in primo piano, e lasciamo stare i soldi del recovery, la digitalizzazione, l'innovazione, tutto il resto, e non è mai messa in primo piano tra le cose da fare immediate e prioritarie di questo paese, nonostante stiamo pian pianino cercando di venire fuori da un'emergenza sanitaria che ci ha tagliato le gambe? Guarda, direttore, io amo molto la democrazia, amo molto i dettami costituzionali, amo molto la legalità, la magistratura, le istituzioni. Premessa apparentemente ovvia, ma detta col cuore. In Italia c'è una moda e ci sono delle, per dirlo col termine inglese, keyword, delle parole chiave. Allora, le parole chiave oggi sono educazione sessuale, la parola chiave è antifascismo, un'altra parola chiave è rispetto di tutte le minoranze. Allora, bisogna che ci sia rispetto per una minoranza in termini simbolici, è la minoranza di quelli che non hanno sufficientemente la parola di fronte al senso dello scempio delle incompetenze che c'è oggi. Allora, sarebbe molto più opportuno che nelle scuole, invece di tentare per finalità di settori, di soggetti che vanno rispettati, quindi io rispetto tutti coloro che sono con delle abitudini private diverse da altri, quindi il massimo del rispetto, ma se l'educazione per i giovani è imberniata sulla tematica omo o etero per quanto riguarda la sessualità, sulla tematica fascismo-antifascismo, è come se io me ne vado in Francia e sento parlare sempre di bonapartismo o antibonapartismo, di Napoleone e antinapoleone, anche dopo 100 e passa anni. Cosa intendo dire? Noi abbiamo una Costituzione, abbiamo giustamente rinnegato le dittature, abbiamo uno spirito e una vocazione per la libertà, ma ci vuole un altro tipo di libertà, libertà all'educazione corretta. L'educazione corretta è quella, è imperniata su due parametri. L'educazione civica, abituare i giovani al rispetto delle regole civiche, rispetto a tutto ciò che dalla Costituzione alle norme che si attuano nel proprio comune o alle, diciamo, ai comportamenti in classe, nelle scuole, devono essere educati a questo i giovani, perché si passa con i due poli, o il senso cosiddetto libertario, in cui la libertà individuale deve essere osannata, amplificata, poi la libertà individuale per molto tempo è finita alle 10 di sera, ci sono state delle motivazioni, la libertà individuale è finita con delle limitazioni logistiche, delle limitazioni con i distanziamenti, tutte cose giuste se contestualizzate. Ora noi contestualizziamo l'educazione alla salute. A un ragazzino a scuola, io a che cosa lo devo educare? Al rispetto per i genitori, al rispetto per la Costituzione, al rispetto per gli anziani, al rispetto per le donne e poi al rispetto per tutte le minoranze. Però se noi nel rispetto di quello che è merito dobbiamo osannare una minoranza in chiave omo o una minoranza in chiave ideologica, io dico che
non è che facciamo un torto, facciamo una cosa sbagliata, però spostiamo l'attenzione su temi che devono essere affrontati. Però io, quando mi siedo a tavola, non dico intanto mancio, scusate l'esempio, e poi mi vado a lavare le mani, e al contrario, cioè se io devo educare dei soggetti ad essere futuri cittadini per una società migliore, devo educarli a delle regole che non sono fascismo, antifascismo, omo-eterosessualità, che vanno dette pure dopo, vanno dette, ma dopo, prima li devo educare alla normalità, che non c'è più. La normalità è invocare il rispetto per la legalità, togliere dal linguaggio di alcuni ragazzi, bambini o adulti alcuni termini osceni. Quando io vedo un personaggio in divisa, il termine osceno è quando sento dire sta passando lo sbirro. Quello è un soggetto che in nome delle istituzioni salvaguarda la legalità e salvaguarda la mia logica di essere rispettato e difeso in uno stato di diritto. Quindi educare i giovani al rispetto per gli anziani, smetterla con la cultura del bello, del narcisistico, importante, interessante, però anche la pubblicità ovunque è imperniata sugli schemi del narcisismo. Come se chi non è bello, chi non è atletico, chi non è sexy, e scusate l'esempio, è il termine poco elegante, è figlio di puttana, per essere osannato deve andare in palestra, deve avere i bei muscoli, la donna deve avere delle belle forme, e quelli che non ce l'hanno, e il rispetto per la femminilità, femminilità fa rima con modernità. La femminilità non significa che la donna non deve lavorare, non deve contribuire all'educazione dei figli, e badate, dico contribuire, non avere in maniera esclusiva l'educazione dei figli. L'educazione dei figli è parte uguale, quindi nelle scuole, torniamo al tema, dov'è l'educazione che manca? È questa, ci fanno ricordare il 25 aprile. E ricordiamolo. Anche il 2 giugno. Il 2 giugno, ricordiamolo. Ma una cosa che non si ricorda mai è che ogni giorno ci vuole il senso della legalità, il senso del rispetto per le donne, il senso del rispetto per gli anziani, ma non in termini politici, con le bandiere rosse o nere. Il rispetto verso qualcuno non è né di destra né di sinistra, il rispetto verso qualcuno è di competenza della dignità degli esseri umani. Quello che sta mancando è l'osanna per la dignità. La dignità non è né narcisizzabile né ipertrofizzabile con i centimetri di un muscolo o di un seno più prosperoso, è con un gesto, con un'educazione alla cultura della solidarietà. Allora la cultura della solidarietà, se noi vogliamo essere con una cultura della solidarietà per gli anziani, i soggetti fragili, i soggetti con patologie multisistemiche, croniche, ingravescenti, il modo migliore di essere solidali e di esercitare la formulazione e l'applicazione operativa della solidarietà e farli vaccinare, è la migliore forma di solidarietà contro una pandemia in questa contestualizzazione. Professore Recchio, dobbiamo accelerare perché non abbiamo tanto tempo a disposizione in questo appuntamento del Cappello di Archimede, e vorrei ancora parlare delle pillole di medicina, della storia, ma anche di quell'idea dei centri di medicina di prossimità. Professore, sull'educazione alla salute è stata lei la prima, ma lo posso dire proprio con certezza di non essere smentito da nessuno, negli ultimi 15, ma forse 20 mesi è stata lei che ne ha parlato. Vabbè, al Cappello di Archimede. 20 non mesi soltanto. Ne ho parlato qui, ma sinceramente prima della pandemia parlavamo di educazione alla salute. Sono 20 anni che io parlo di educazione alla salute nel sito dell'Associazione Italiana per Neurodisabili. Il problema oggi è che una materia come la bioetica
medica, perché ci sono due tipi di bioetica, anzi forse tre, ce n'è una giuridica, ce n'è una filosofica, una medica. Non si può prescindere dagli aspetti dell'assistenza medica. In questo abbiamo anche un grande bioeticista medico, che è il professore Spagnolo a Roma, che ha sempre portato avanti l'aspetto della bioetica che nasce al letto del malato. Quindi se non si conoscono le patologie, se non si è medici, non si può dare educazione sanitaria. L'educazione sanitaria, attenzione, non è prevenzione, sono due cose diverse. Chiaramente la prevenzione nasce anche dall'educazione sanitaria, però la prevenzione diventa un qualche cosa che poi noi la dobbiamo per forza subire per obbligo delle autorità competenti, quando noi non abbiamo la responsabilità decisionale. Un po' come i bambini non sono incoscienti, quindi quelli piccoli, quindi sono i genitori che hanno la potestà sul figlio di decidere. Invece l'educazione sanitaria rende libero il cittadino, lo rende consapevole, deve essere data da medici, non può essere data da tutti, perché qui, scusate la terminologia, hanno starnazzato veramente tutti. E poi ci sono stati gli echi degli sternazzi, perché poi su internet, su Instagram, tutti quanti allora divulgano quello che ha detto Tizio, Caio, Sempronio sull'argomento. Tutti hanno avuto da ridire qualcosa, è comprensibile dato il momento che ognuno in preda all'ansia, all'agitazione abbia voluto dire la sua, per carità, la libertà di parola e anche di tutti. Però quando parliamo di educazione sanitaria dobbiamo parlare di medici che con l'esperienza al letto del malato sanno cosa fare e cosa spiegare alle persone, quindi anche nell'ambito scolastico, anche nell'ambito degli insegnanti. Io personalmente ho fatto già dei corsi per gli insegnanti, per i genitori, nelle scuole, sono stati molto produttivi, mi hanno ringraziato, si sono protetti. Ecco, guardate, anche la parola, diceva un grande filosofo greco, Leonida, è un gran dominatore, cioè la parola ti salva anche la vita. Quando tu sei consapevole, conosci il tuo pericolo e sai che cosa fare, ti sei già salvato la vita in partenza. E quando sei confuso, quando anche i mezzi di stampa non ti aiutano per niente e quindi ti fanno stare anche nell'angoscia e nella paura, quindi non ti puoi difendere più. Educazione sanitaria, abbiamo parlato tanto di Covid perché l'argomento era questo, però educazione sanitaria esiste in tutte le patologie. Se noi sappiamo che cosa fare, sappiamo anche come andare dal medico, come rivolgersi, come farsi aiutare meglio dal medico, perché tante volte uno non lo sa e anche il medico magari non capisce l'esigenza della persona in quel momento. Educazione sanitaria vuol dire già nei banchi di scuola imparare alcune cose scientifiche, che io l'avrei messa all'interno di un programma di educazione civica e di storia, perché purtroppo i nostri ragazzi devono sapere affrontare il mondo. Quindi affrontare il mondo non vuol dire soltanto conoscere alcuni aspetti tecnici e basta, vuol dire conoscere tutto, soprattutto oggi. Quindi ci sono persone che a tutt'oggi non sanno che cos'è una Costituzione italiana, perché a scuola alla fine non si studia, magari arriva il 2 giugno e poi tutti, ah sì, la Costituzione, però alla fine non si sa neanche cosa c'è scritto di dentro e neanche si sa il valore di quello che c'è scritto. Fra gli articoli, io dico il 33 perché è quello che riguarda, il 32 è quello che riguarda poi anche la salute, ed è la Costituzione che si occupa della salute e anche della ricerca scientifica. Ci dice che la ricerca scientifica è libera, è libero ne è l'insegnamento. Quindi cosa vuol dire? Che noi possiamo fare educazione alla salute ai nostri giovani, ma io credo a tutti, perché quando uno conosce almeno un ABC, non è che devono, per carità, nessuno si deve prendere una laurea in medicina, ma conoscere l'ABC vuol dire già sapersi orientare nelle scelte e anche avere il buon rapporto anche con il proprio medico, che può meglio orientarli. Educazione alla salute, dicevo, non è prevenzione, perché fa parte della prevenzione, ancora a monte della prevenzione, ma la prevenzione poi sì, la si fa quando le persone non hanno la consapevolezza delle scelte e quindi poi è lo Stato che ci deve pensare. Se ci fosse stata educazione alla salute, probabilmente lo Stato non avrebbe avuto l'esigenza di
fare delle chiusure perché tutti sarebbero stati responsabili, tutti avrebbero capito e nessuno avrebbe fatto scelte inconsapevoli, girare senza le mascherine, fare assembramenti, non ci sarebbe stato neanche questo bisogno. Ma dal momento in cui si è agito con dei cittadini che completamente sprovvisti all'oscuro, chiaramente poi le scelte ci piovono dall'alto. Questa è l'importanza di fare salute. Io la chiamerei EduSalus, è un'educazione alla salute che ci salva sicuramente la vita. Abbiamo gli ultimi 3 minuti, quindi una domanda per uno, per cercare di chiudere al meglio, come sempre, il cappello di Archimede. Pillole di medicina, di storia, il colera. Ne abbiamo sentito parlare negli anni 70, chi ha una certa età evidentemente, con la grande epidemia che colpì la Campania. Ma in Italia è scomparso o dobbiamo stare attenti, professor Ignazio Vecchio? Il colera, è possibile che possa tornare? Guardi, è sempre possibile perché è legata all'azione di un batterio gram negativo, Vibrio colere, che fu identificato per la prima volta nell'Ottocento dall'italiano Pacini, poi l'importanza della trasmissione attraverso le acque infette si deve, come studi e come intuizione, all'inglese Snow, a metà dell'Ottocento, quando lui capì che l'approvvigionamento idrico delle acque del Tamigi, fatto in un modo piuttosto che in un altro, contribuiva alla diffusione dell'agente patogeno. Noi dobbiamo dire che, essendo la trasmissione orofecale e sapendo con certezza che, al di là del quadro clinico conosciuto un po' da tutti, diarrea e tutto, noi possiamo dire storicamente, con una battuta, ma c'è poco da fare la battuta, che molte volte nella storia anche delle guerre si sono fronteggiati eserciti, uno che attaccava, l'altro che si difendeva, se uno dei due, che poi la trasmetteva anche all'altro, aveva dei soldati col contagio che si diffondeva del colera, che aveva più soldati affetti dal colera, perdeva la battaglia e perdeva la guerra. Può sembrare una battuta, ma io dico che noi dobbiamo ringraziare Dio, le istituzioni di oggi, i progressi della medicina, dell'igiene pubblica, per dire che nel terzo mondo senz'altro ci sono sacche di endemia, ma nel mondo occidentale occidentalizzato il colera è un qualcosa da cui bisogna stare attenti anche con gli spostamenti di massa nella globalizzazione, ma sappiamo esattamente come difenderci da esso, e lo sappiamo non con le teorie astruse del passato in cui si pensava che dei miasmi nell'aria o dei contatti, non so, simbolici, no, oggi sappiamo la trasmissione orofecale, conosciamo l'agente eziologico, anche se pensate, nell'antica India c'erano degli scritti di sanscrito, una delle lingue indoeuropee più antiche, in cui si parlava di questa patologia. Perché si chiama colera? Perché in termine greco, lo facciamo dire alla professoressa Cristina Tornali. Io vorrei però riportare il discorso un pochino sull'attualità e sulle persone, perché chiaramente il professore Vecchio è docente di storia della medicina e quindi utilizza un linguaggio forbito, per carità lo utilizzo anch'io, ma noi qui abbiamo degli spettatori e quando noi parliamo di trasmissione orofecale non stiamo dicendo che andiamo a toccare l'oro, stiamo dicendo che la trasmissione avviene dalla bocca attraverso il contatto con le feci. Quindi praticamente se qualcuno ha le mani sporche e poi va a toccare qualche cos'altro e questo qualche cos'altro uno se lo va a mettere in bocca, chiaramente c'è una possibile trasmissione. Trasmissione, torniamo allo storico inglese che aveva visto che allora c'era la distribuzione delle acque sul Tamigi, che una certa ditta era privata, nel condominio qualcuno si ammalava e altri no, e quindi perché quella ditta utilizzava dei sistemi sicuri e l'altra no. Cosa vuol dire? Che c'era passaggio delle acque della fogna con le acque potabili, cioè, e quindi oro fecale, cioè i frutti di mare per lo stesso motivo, perché quando le coltivazioni delle cozze non erano pulite, quindi anziché stare in acque pulite stavano in acque sporche, quindi chiaramente ci fu l'epidemia del colera
che fu a Napoli, ma io ricordo anche di essere stata una ventina di anni fa, se non ricordo male, a Bari per un convegno e per mia grande disgrazia non ho potuto mai, aspettavo tanto di mangiare queste cozze, non ho potuto farlo perché anche lì c'era stata una epidemia di colera, cosa che non è infrequente. Nel 94. Esatto, nel non 94. È assolutamente infrequente. Può sempre capitare, e di qui l'importanza, oggi parliamo dello smaltimento di rifiuti, pensiamo quando noi andiamo a inquinare delle acque reflue con tutte le porcherie di questo mondo, se non possiamo prima o poi rischiare un'altra volta, ecco, purtroppo come noi sappiamo dalla storia della medicina, ma io direi dall'esperienza del mondo, tutte queste patologie all'improvviso possono sbottare per le nostre disattenzioni. Guardate che la più grande frequenza delle malattie, indipendentemente dal loro nascere o meno, abbiamo anche noi delle colpe che sono quelle di disattenzione. E di mancanza di igiene. E di mancanza di igiene, questo senza dubbio. Quindi lavarsi le mani non vale solo per il Covid, vale comunque sempre. Dobbiamo andare in sigla, però avevamo annunciato questo argomento, ci torniamo settimana prossima, quello di poter ipotizzare e ispirare qualcuno che lo può fare sul territorio, il centro medico di prossimità con un defibrillatore e un elettrocardiogramma, magari forniti da quelle associazioni, dai Rotary, dai Lions, questi che si occupano spesso di solidarietà, di beneficenza, e magari un RX portabile, insomma, per dare la possibilità di evitare di intasare i pronto soccorso per i codici verdi e gialli, ecco, ma sicuramente è una strada percorribile. Poi ci torniamo settimana prossima. Ci torniamo la prossima settimana, sì. Però anticipo solo questo, che c'erano stati già creati dalle ASP i centri cosiddetti bianchi, dove che fine hanno fatto, che dovevano essere questa in realtà, poi non lo so, possiamo approfondire. Professore, in chiusura su questo argomento? In chiusura dico, ora mi pare di capire che sta tornando l'assessore Razza, e lo dico è già tornato, lo dico senza ironia e con sincero rispetto, ci farà vedere che razza di assessore è, lo dico con tutto il cuore, e speriamo che ce lo faccia vedere stavolta un po' meglio, ma non a demerito suo quello di stare, vogliamo qualcosa di un po' meglio nella gestione della sanità. Grazie, grazie professore Vecchio, grazie professoressa Tornali, si è fatto davvero tardi, linea alla regia, la sigla, ma ancora l'informazione raccontata prosegue, continua, restate con noi. Le sorelle, siamo nella solennità del corpo e sangue di Gesù. Gesù lascia la sua presenza reale, sostanziale e sacramentale con il suo corpo e il suo sangue. Il Vangelo di Marco. Gesù istituisce l'Eucaristia e annuncia il convito eterno. È l'autore della lettera agli Ebrei, Cristo mediatore della nuova alleanza per mezzo del suo sangue. L'Esodo è quel sangue dell'alleanza che Yahweh ha concluso con voi. Mi piace anche richiamare sinteticamente anche i temi dell'anno A e dell'anno C della solennità del corpo e sangue di Cristo. L'anno A, Deuteronomio, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. San Paolo, se ci nutriamo di un solo corpo, siamo un solo corpo fra di noi. Giovanni, il pane vivo disceso dal cielo, chi ne mangia dimora in me e Cristo in lui. E l'anno C, Melchisedec, sacerdote di Dio, e vino e benedice Abramo. Ancora Paolo, ogni volta che mangiate e bevete, a
annunciate la risurrezione del Signore. Luca, prendendo il pane e il vino, li benedice, spezzò il pane, lo diede loro. Ma dobbiamo cogliere anche la presenza in termini esistenziali. Gesù soltanto per i poveri dice: ogni volta che avete fatto una cosa ai miei fratelli, l'avete fatto a me. Quindi la presenza nel nostro prossimo, particolarmente nei piccoli e nei poveri, è la stessa presenza che Gesù indica nella Eucaristia. È il grande confratello Tommaso d'Aquino, nella sequenza, che è il suo inno di amore, la sua riflessione teologica dopo il miracolo di Bolsena, il Papa gli dà l'incarico di scrivere l'ufficio del Corpus Domini. E San Tommaso dice: pane vivo che dà la vita, è la nuova Pasqua, la nuova legge, l'alleanza che è giunta, l'antica alleanza che ormai è giunta a termine. Chi lo mangia non lo spezza, né separa, né divide, ma rimane l'unità del corpo di Cristo. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli di Dio. Nutrici e difendici, portaci al banchetto eterno. Infatti ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia non facciamo altro che invocare che il Signore ritorni, Maranatà, ritorna Signore Gesù per restaurare il suo regno di giustizia e di pace. Quindi l'Eucaristia è una realtà da vivere. La presenza reale di Gesù è pane spezzato e vino versato. E quando il Papa richiama la realtà del nostro prossimo come la carne di Cristo, il sangue innocente, il sangue delle vittime, il sangue delle persone sfruttate, il sangue dei nostri fratelli a cui è negata la dignità di Cristo. E allora, come diceva San Basilio, vuoi onorare la presenza di Cristo? Onoriamola non soltanto nelle chiese, con gli apparati, le stoffe, i canti, onoriamolo nella presenza reale del Signore. E allora, buona solennità a tutti, fratelli e sorelle, del corpo e sangue di Cristo. Questa realtà, come diceva Caterina da Siena, annegatevi nel sangue di Cristo, è la nostra redenzione, la salvezza, il futuro di un mondo migliore. Buona festa a tutti. Siciliana Maceri, per un mondo migliore. We'll be right back.
Avvocato, ben trovato nella sua rubrica. Scusi, avvocato, cosa ne pensa? Prima di parlare dei temi di attualità, le chiedo quale colonna sonora si addice a questo momento che stiamo attraversando in Italia? Ma perché queste domande così difficili? Ora mi verrà in mente, passiamo avanti, ora mi verrà in mente. Poi da dedicare a chi? A chi ci segue, evidentemente. Ma per esempio, a Conte, ne vorrei dedicare una a Conte. All'ex Premier? Sì, ma non la canto. Qual è? Tu sei quello. Lei lo sa come fa questa canzone? Tu sei quello che si incontra una volta e mai più. Chi la cantava? Orietta Berti, una cosa favolosa. La longeva Orietta Berti? No, un altro mondo. Se uno pensa alla musica che c'era negli anni 60, anche negli anni 70, certamente i primi anni 70, e la paragona alla musica di oggi, che per me non è musica. Eppure i Maneskin hanno vinto il contest europeo dopo il 1990, l'Italia trionfa, fu Cutugno, Totò Cutugno ai tempi, l'Italia vince con i Maneskin con un brano rock. Veramente il trionfo a livello internazionale lo fece Orietta Berti con Non ho l'età. Gigliola Cinquetti. Scusami, sì, Gigliola Cinquetti, scusa, non ho un lapsus dovuto alla vecchiaia. Era Gigliola Cinquetti con Non ho l'età. E fu fantastico, veramente fantastico. Io con tutto il rispetto per questi giovani musicisti, cantanti, tra l'altro non mi è piaciuto questa accusa che hanno fatto i francesi, queste cose. A me sta musica non piace nella maniera più assoluta, però rispetto ci mancherebbe. E poi sono italiani, quindi ok. A me non piace, io sono rimasto legato a Mino Reitano, a Nicola Di Bari, ai Ricchi e Poveri, ad Albano, Albano con o senza Romina, Modugno, Claudio Villa, certo, Peppino Di Capri, Massimo Ranieri, un grandissimo, Morandi. Che poi tanti di questi io li ho conosciuti perché io 31 anni fa, per l'esattezza, per più di un anno, fui assessore allo spettacolo al comune di Catania, quando c'era il sindaco Guido Ziccone, e li ho conosciuti, Antonello Venditti, insomma, ne ho conosciuti parecchi. Con le musiche di oggi, forse le musiche rispecchiano i tempi, no? E qual è il disco che tiene a casa gelosamente, che custodisce nel suo cuore? No, ma ce n'è tante, non posso dire uno solo. Certo, Volare di Modugno è una cosa, ma ne ho tanti, no? Veramente tanti. Veniamo ai temi d'attualità. È cambiato qualcosa col governo Draghi rispetto al governo Conte? Intanto ora stiamo potendo uscire. Non capisco questa cosa fino alle 11, ma insomma. Come eravamo, come siamo. Cioè, rischio calcolato. Stiamo, bella, mi è piaciuta questa cosa, rischio calcolato. È una persona molto, molto intelligente, Draghi, a prescindere che possa o non possa piacerti. Perché conciliare le varie anime non è facile il compito che sta assolvendo. E soprattutto gestire 209 miliardi o 248, che dir si voglia, del Recovery Fund da qui al 2025. Della serie chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. E poi però è molto importante la quotidianità. Un vecchio pensionato, l'operaio, la massaia, l'operaia, vivono di quotidianità, non vivono di tutte queste cose. Io mi auguro che faccia il ponte sullo stretto, per esempio. Vediamo. Non è stato inserito nel recovery, però potrebbe rientrare attraverso altri finanziamenti. Esatto, siccome già se ne parla, io ho 5 anni, quindi se ne parla da oltre 60 anni, vabbè, anche per altri 60 anni, tanto tu sei giovane, tu lo vedrai realizzato sicuro. Si perdono 6 miliardi l'anno, hanno fatto un calcolo. Dire che Berlusconi ci stava riuscendo, già avevano messo i piloni, qualcosa che dice da qua iniziamo
Comunque, lasciamo perdere. Parliamo di cose. Sì, l'attualità ci riporta anche al messaggio forte di Mattarella, il capo dello Stato, che nel 29esimo anniversario della strage di Capaci ha detto senza mezze parole: o stai con la mafia o la combatti, cioè o sei complice o combatti la mafia. Io dico sempre che combattere per la mafia, la criminalità è un'ovvietà. Chi può essere a favore della mafia o a favore della criminalità? E né si può fare un programma politico su questa ovvietà. E comunque, certo, celebrare, io Falcone l'ho conosciuto, e me lo presentò un avvocato di Palermo nel 1986, qualche anno è passato, alla conferenza della giustizia di Bologna, che l'ha voluta realizzare all'epoca il ministro Rognoni, credo. Sono stato al bar a prendere un caffè, mi è piaciuto molto, lo ricordo. Due anni fa lei fu ospite dell'informazione raccontata e io le feci una domanda: a cosa è servito il sacrificio di Falcone e Borsellino, che sono gli emblemi dell'antimafia, e di tanti altri che hanno lottato la mafia? A cosa è servito dopo 30 anni e forse più? Alcune cose sono successe, alcune cose buone, certamente anche alcune cose non buone, perché per un certo periodo io credo che non si ragionò più, specialmente nel mondo giudiziario, no? Era forte ancora l'impressione delle stragi, perché non è che ci fu un attentato contro il giudice e basta, che già è una cosa di per sé orrenda, gravissima. Ma morirono tanti poliziotti, insomma. Io credo che lo Stato comunque ha saputo reagire bene, tutto sommato. Nel 92 ci furono queste due stragi, quella di Capaci e quella di Via D'Amelio. Nel frattempo prendeva forma Mani Pulite a Milano. Mentre da un lato c'erano delle cose positive, dall'altro c'è stato un abbattimento della giustizia, secondo me. Si è fatta molta giustizia sommaria. Ha scosso le coscienze sicuramente, però, come ha detto anche Mattarella in occasione del 29esimo anniversario, la mafia ancora deve essere sconfitta. A me è piaciuto quello che hanno fatto vedere da più televisioni in questi giorni, quella frase di Falcone che ricordava che è un fatto umano, i fatti umani hanno tutti quanti un inizio e una fine, però non si deve vivere nell'emergenza, nel senso che, specialmente parlo sul fronte giudiziario, non il magistrato, sia esso inquirente che giudicante, non deve vivere e agire sotto l'impulsività dovuta al clima incandescente che c'è in quel momento storico. È una parte dello Stato che deve mantenere la calma, la serenità, perché il rischio è enorme, no? Non deve succedere, deve fare il possibile per evitare che accada di arrestare un innocente, di condannare un innocente, e purtroppo è accaduto. E a proposito anche della tanto auspicata riforma della giustizia, non è nemmeno giusto aspettare 10-12 anni per una sentenza. Beh, questo non c'è dubbio, questo a prescindere dalle riforme. Ma se non sono previste delle sanzioni, cioè noi avvocati abbiamo dei termini perentori da rispettare, non so, per un appello ad esempio, e i giudici no, non hanno questa spada di Damocle sulla testa. Io invece, a proposito delle riforme giudiziarie, il mio pallino è sempre uno: la riforma del sistema di reclutamento dei magistrati. Il sorteggio? No,
no, no, mi riferisco a un'altra cosa. Nella Costituzione, per esempio, c'è scritto, dato articolo, che per fare il Presidente della Repubblica, per essere nominato Presidente della Repubblica, deve avere almeno 50 anni. E questo dovrebbe far riflettere. Cioè, i nostri padri costituenti hanno dato un valore particolare all'età, perché l'età di una persona, un uomo, una donna, di esso sia, non c'è più da specificare, e a una certa età ha una certa maturità. Infatti non c'è scritto che chiunque maggiorenne può diventare Presidente della Repubblica, perché se no un ragazzo di 18 anni potrebbe essere Presidente della Repubblica. Non c'è scritto nemmeno un trentenne, non c'è scritto nemmeno un quarantenne, c'è scritto 50 anni, perché il Presidente della Repubblica, in uno Stato quindi democratico, repubblicano, è un po' come in Inghilterra c'è Sua Maestà, noi non abbiamo Sua Maestà, abbiamo il Presidente della Repubblica e deve regnare, non può regnare un ragazzo che non ha maturità, non ha saggezza, non ha equilibrio. Questo è il suo auspicio? Sì, che tutto questo, quindi vuol dire, da questo noi rileviamo il principio che l'età è importante. L'esperienza anche. Fare il giudice credo che sia più impegnativo, io personalmente ritengo che è più impegnativo di fare il Presidente della Repubblica. E sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, perché il Presidente della Repubblica non deve arrestare nessuno, non deve giudicare nessuno. Il magistrato invece si prende la responsabilità di privare a qualcuno della libertà, della libertà personale, di condannarlo, di assolverlo a seconda dei casi. Quindi è giusto che sia un uomo maturo, saggio. A proposito di maturità, e ci salutiamo poi, sì, perché si è fatto anche tardi, sì, ma lo scandalo Palamara, lo scandalo che ha coinvolto il CSM, le varie correnti, cosa ci ha insegnato? Perché al momento, dopo le denunce, non è accaduto nulla. Sì, si aspetteranno anche certi procedimenti, ma di concreto l'uomo della strada ha appreso di queste notizie, che sicuramente screditano i vertici della magistratura a livello nazionale, ma poi per il resto sembra che tutto sia rimasto immutato. Cosa ci consegnano questi scandali, diciamo queste correnti, questi giochini, queste nomine per chi non aveva requisiti, addirittura le scommesse tra loro, eccetera, eccetera? 15 anni prima circa, quello più o meno, del libro di Palamara e di Sallusti, Mauro Bellini fece un altro libro, peraltro non lo voleva pubblicare, non glielo voleva pubblicare nessuno, e venne qui in Sicilia a pubblicarlo da Bonferraro editore. Il libro si intitola, perché il libro esiste, Mauro Bellini è morto, buonanima, Il partito dei magistrati. In che anno eravamo? Beh, siamo 10 anni fa, 11 anni fa circa. La prossima volta ce l'ho là, la prossima volta lo possiamo anche prendere ed esibire. Non è successo niente dopo che Bellini pubblica questo libro, molto interessante, non so se è più interessante di quello che sta di Sallusti a Palamara. Però adesso questo libro di Sallusti e di Palamara, questa intervista realizzata e messa lì nel libro, ha avuto un eco bestiale e viene fuori, c'è un segnale forte alle istituzioni di cambiare certe regole. Chi dovrebbe intervenire? Il Parlamento. Si auspica che il Parlamento non abbia paura e riesca a legiferare, e per me è indispensabile realizzare quella che è la mia idea, che poi è l'idea del Parlamento inglese. In Inghilterra per entrare in magistratura occorrono 40 anni di età e un certo numero di anni di professione forense. Grazie a voi.